Dopo il trasloco a causa dei lavori da Piazza San Lorenzo a Pistoia, il ristorante Baldovino ed il bistro Bibendum riaprono in una location prestigiosa. Le due attività, dopo 25 anni, hanno trovato una nuova casa all'interno del Palazzo Ganucci Cancellieri, di proprietà della famiglia Maffei, che ha provveduto a restaurare le splendide sale e restituire alla città uno dei palazzi storici più prestigiosi del centro cittadino. Abbiamo finalmente avuto modo di riaprire sia Baldovino che Bibendum all'interno di questa location veramente di prestigio, che è Palazzo Cancellieri in via Curtatone Montanara 51. Apriremo a pranzo e cena dal lunedì al sabato compreso. La location penso sia molto bella, accogliente, e siamo qui a aspettarvi. Come sono distribuiti i locali e quanti coperti ci sono? Allora, il ristorante ha più o meno 40 coperti e il bistrò una trentina. Sono distribuiti entrando nell'atrio del palazzo. A destra si trova il ristorante, a sinistra il bistrò. È un luogo sicuramente di fascino, perché poi da fuori non si capisce, non è molto visibile. Dentro c'è un bel patio, un giardino con degli alberi veramente importanti, un luogo anche silenzioso e intimo all'interno del centro storico. Un giardino che appena sistemato diventerà parte integrante del locale. Potrà diventare sì parte del bistrò per un aperitivo veloce, informale, perché il locale si divide nel ristorante appunto e nel bistrò, anche per permettere a chiunque di poter entrare dentro, non soltanto per chi viene al ristorante. Quindi il bistrò ha prezzi molto contenuti, si può fare un aperitivo, quindi durerà su un orario un pochino più lungo. E in più la particolarità, la preziosa cantina. Già dal nome, Baldovino, noi siamo nati intorno al vino. Il vino è sempre stato il nostro non solo business, ma anche proprio amore, passione, tutto quello. La cantina è grande, per me è grande, nel senso che sono circa 20.000 bottiglie, abbiamo 3.000 referenze e si può accontentare, diciamo, tutti i gusti. Quindi bottiglie molto importanti, ma anche bottiglie per tutti, scelte con cura per poter fare un'esperienza anche in un calice.